Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge per la parità di trattamento. La legge fissa alcuni criteri generali e stabilisce norme per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni su temi inerenti la salute, il lavoro, il diritto alla casa, la formazione e l'istruzione. Nadia Conticelli, Partito Democratico. Questa legge va a colmare un vuoto normativo rispetto a politiche che rendano effettive l'antidiscriminazione, cioè rendano effettiva il fatto che le persone, indipendentemente dalla nazionalità, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità, le convinzioni personali o religiose, abbiano uguale e pari accesso ai servizi. Stefania Bazzella, Movimento 5 Stelle. Le criticità sono le risorse economiche, infatti noi abbiamo ribadito che le risorse non sono sufficienti per mettere in atto questo atto normativo. Sono stati stanziati solo 250.000 euro, inizialmente ne chiedevano 700.000. Il trasloco dell'ospedale oftalmico di Torino presso Città della Salute e San Giovanni Bosco avverrà presumibilmente entro l'anno e porterà vantaggi a pazienti e operatori. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Antonio Sait in commissione. Perplessità e critiche dalle opposizioni. Alessandro Benvenuto, Lega Nord. Da sempre la Lega Nord ha avuto una posizione molto chiara contro la chiusura o il trasferimento dell'oftalmico, perché dividere i servizi ospedalieri su Città della Salute e su San Giovanni Bosco, per quanto ci riguarda, vuol dire di fatto chiudere la vecchia struttura. Faremo delle interrogazioni per cercare di capire se si potrà evitare la chiusura del centro dell'oftalmico. Mario Giaccone, Chiamparino per il Piemonte. Non c'erano molte alternative, quello che rassicura è che l'assessore ha chiarito che si tratterà di garantire il medesimo livello di servizio e di qualità della prestazione nelle nuove sedi cui si decide di destinare i medesimi servizi e che quindi ancora una volta l'interesse del cittadino e della sua salute saranno prioritari nella scelta. Domenica 6 marzo in piazza San Carlo a Torino torna Just the Woman I Am, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese con il CUS Torino a sostegno della ricerca sul cancro. Il Consiglio regionale parteciperà con un proprio gruppo. Nel 150° anniversario della nascita, il Consiglio regionale ha ricordato Benedetto Croce con un convegno a Palazzo Lascaris organizzato con il Centro Pannunzio. I lavori hanno sottolineato momenti diversi dell'intensa vita del grande intellettuale. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.